Un caro saluto agli amici del Cinema Rondinella. Oggi vorrei parlarvi di Intrigo Internazionale, uno dei capolavori di Alfred Hitchcock, forse il capolavoro meno riconosciuto, meno chiacchierato del maestro inglese, probabilmente per una questione meramente cronologica, pur essendo stato al tempo un grande successo, si situa esattamente, in mezzo a due dei titoli più celebri, più famosi, più visti, più conosciuti di Hitchcock, che cioè La donna che visse due volte, uscito l'anno prima, e Psycho, che sarebbe uscito l'anno successivo. Eppure Intrigo Internazionale è il capolavoro dell'understatement hitchcockiano, quindi la quintessenza del cinema di Alfred Hitchcock. Understatement come capacità di raccontare in tono leggero cose drammatiche, e di leggerezza è intriso Intrigo Internazionale, una spy story come Hitchcock già amava filmare e raccontare quando era ancora in Inghilterra con il Cab dei 39, ad esempio, di cui Intrigo Internazionale è probabilmente il remake adulto, maturo, perfetto. Ci sono tutti i temi più ricorrenti e le ossessioni del cinema hitchcockiano: l'innocente ingiustamente accusato che si dibatte in una intricata ragnatela per dimostrare la propria innocenza attraverso un lungo viaggio che sarà un viaggio di iniziazione. Il protagonista Roger Thornhill, ovvero sia Cary Grant, l'attore più hitchcockiano nella carriera di Hitchcock, è un pubblicitario affermato, famoso, padrone del proprio destino, con una madre ingombrante, come spesso capita nei film del maestro inglese, le cui certezze e la cui esistenza vengono messe irremediabilmente in forse attraverso questo scambio di persona. Alza la mano mentre qualcuno in albergo chiama Mr. Kaplan. E viene scambiato per questo Mr. Kaplan e diventa oggetto, bersaglio di un gruppo di criminali che peraltro si nascondono sotto l'apparenza di una famiglia borghese altolocata, ma tutto è finzione in Intrigo Internazionale, a partire proprio da Mr. Kaplan, che è il MacGuffin supremo di Alfred Hitchcock, cioè il pretesto narrativo. Questo è il pretesto per definizione, visto che si regge sul nulla, sull'assenza. Mr. Kaplan non esiste, è un soggetto senza identità. Eppure questa sua assenza muove 136 minuti di film ricco di invenzioni, momenti esilaranti, toni da commedia brillante, i dialoghi sono di Ernst Lehmann, uno sceneggiatore coi fiocchi, il film ha poi i contributi artistici dell'equipe di Hitchcock del tempo, e quindi Bernard Herrmann alle musiche, Robert Burks alla fotografia, un Technicolor sfavillante. In Intrigo Internazionale Hitchcock si misura, tra le altre cose, con il Campolungo, ce ne sono almeno due indimenticabili, il primo nella famosa scena dell'attentato con l'aereo in mezzo al nulla, appunto, a campi di grano e seminativi sparsi tutto intorno. L'esatto contrario del cliché del sicario che di notte nella città elimina con un colpo di pistola un personaggio diventato scomodo. E l'altro Campolungo è invece nella scena del reincontro in cui si sciolgono tutte le ambiguità, il gioco di queste apparenze. Il doppio gioco delle apparenze, che è uno dei leitmotiv tematici di questo film, l'incontro tra Cary Grant e Eve Marie Saint, cioè la donna di cui Roger Thornhill si è innamorato. Parlavamo dei momenti ironici, dialoghi brillanti del film, ce ne sono diversi memorabili, la scena dell'ascensore, dove il protagonista con un po' di persone, tra cui due sicari, e a fianco a lui c'è la madre è un altro dei
tormentoni della filmografia hitchcockiana, che a un certo punto se ne esce con la frase: "Ma voi non vorrete mica uccidere mio figlio, vero?", scatenando un'ilarità generale, da cui si dissocia soltanto il protagonista. Per tacere della scena dell'asta, dove alcuni nodi, soprattutto sentimentali, sembrano arrivare al pettine, in realtà le sorprese non sono finite, ma tutto il film è pieno di momenti memorabili. L'incipit con i titoli di testa disegnati da Saul Bass sulla superficie, dapprima monocromatica e poi riflettente di un grattacielo, l'apparizione dello stesso Alfred Hitchcock di lì a poco che si prende in faccia le porte dell'autobus per arrivare al gran finale sul Monte Rushmore, location straordinaria già di per sé, con momenti di pura vertigine. Personaggi che precipitano nel vuoto e i due protagonisti che cercano disperatamente di non farlo. Ecco, in un finale veramente hitchcockiano dove i malvagi non conoscono redenzione, Martin Landau, un giovanissimo Martin Landau, non è minimamente mosso da compassione nel vedere che Cary Grant tiene, no, per il braccio la donna amata che sta per precipitare. E invece di aiutarli, accorrendo alle preghiere del protagonista, schiaccia con il suo piede la mano di Cary Grant per farli precipitare ambedue nel vuoto. Ma il film avrà un lieto fine, e che lieto fine? Un matrimonio e un treno in corsa dentro una galleria, che Hitchcock confessò essere il finale più esplicitamente sessuale che lui avesse mai girato. Il film è comunque per tutti quelli che amano il grande cinema. Ciao e alla prossima.